Diallo, 30 anni dalla Guinea. Come mai sei venuto in Italia e in che modo? Oh, sono arrivato in Italia in un modo troppo difficile, perché la vita è fatta di tante cose difficili, quindi i problemi dell'Africa mi hanno costretto a fuggire dal mio paese, un paese che amavo tanto, quindi non avevo anche speranza di vivere lì con una moglie, con un problema religioso, con una donna incinta, non potevamo stare, avevamo tanti problemi con la famiglia della moglie, anche la mia famiglia, quindi in questo tempo lei è caduta incinta, non potevamo stare, quindi siamo costretti a fuggire e venire dal Mali, da Mali siamo venuti a Niger, poi siamo arrivati a Libia. In Libia però è sfortunato, siamo incarcerati lì 2 settimane, quindi per fortuna io ho riuscito a fuggire e dopo quindi ho chiamato mio fratello, mi ha mandato i soldi per mia moglie, volevamo tornare ma in altro paese, sia Algeria o Marocco, ma era troppo difficile anche tornare, era un problema, come andare e ritorno, tutto è fatto di problemi. Puoi incontrare la gente che puoi prenderti e venderti agli altri banditi per incarcerarti, se non chiami per i soldi non puoi uscire, quindi abbiamo sacrificato la nostra vita per fuggire, sia riuscire a vivere liberamente in modo normale con una famiglia o morire nell'acqua, quindi ho deciso di venire con una moglie incinta. Per fortuna siamo essere accolto qua e lei ha spartorito qua una figlia, siamo davvero felici di essere in Italia, volevamo solo integrare e vivere normalmente come la gente vivono, con una famiglia libera, senza problemi, senza altre discriminazioni. Solo non vogliamo essere anche italiani, perché è un piacere vivere in questo bello paese. Avete paura del clima di diffidenza che si è creato in Italia verso gli immigrati? Sì, io personalmente ho paura. Tanta gente anche ora mi parla che hanno paura di un nuovo governo, perché prendono decisioni per i migranti, decisioni che faranno male a tante persone, perché tanti girano qua senza documenti, senza niente, senza lavoro, anche niente di soldi, e anche alcuni hanno paura di essere espulsi dal loro paese per evitare di essere ancora caduto nell'altro problemi che non possono uscire dentro.